Buonasera a tutti. È bello poter pregare insieme la Via Crucis questa sera, in modo di sentirci uniti e di sentirci più vicini al Signore tutti insieme come unità pastorale. Permettete che parta con un riferimento al Vangelo della scorsa domenica. Se tu fossi stato qui, Signore, mio fratello non sarebbe morto. Ricordate? Non è quello che si è sentito dire tante volte in questi giorni, ma dov'è il Signore? Ma perché succede tutto questo? Perché lo permette? Se tu fossi davvero qui come hai promesso, Signore, tutto questo non potrebbe succedere. Perché non ascolti le nostre preghiere? Tutto questo ci ricorda un altro momento in cui sotto la croce tante persone gridano a Gesù: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Cristo senza croce è un'illusione. La croce senza Cristo è disperazione. Noi crediamo in Gesù Cristo, il crocifisso risorto. Ripercorrere con Lui questa sera i passi della Via Crucis ci ricorderà che Lui per primo ha portato la croce e ha sperimentato su di sé la sofferenza e la morte. Ci ricorderà che Lui è sempre accanto a noi nel momento in cui viviamo la prova, la croce o addirittura la morte, ma soprattutto ci ricorda che la Via Crucis non si conclude nel nulla, ma nella risurrezione. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. È questa la nostra speranza. E questa è la nostra certezza. Noi crediamo in Gesù crocifisso. Possiamo chiedere la grazia della guarigione, ma non possiamo pretendere di non sperimentare la croce e di non morire. Possiamo fare questa strada con Lui e soprattutto avere la certezza che alla fine sarà la vita a vincere, sarà Lui a vincere. Ce l'ha detto il Papa domenica all'Angelus, l'unica risposta alle tante nostre domande che abbiamo per la testa, nel cuore, ce le fanno persino i nostri piccoli, me l'hanno confidato i genitori della scuola dell'infanzia. Tutte queste domande hanno un'unica risposta: Gesù. Non come colui che con una bacchetta magica risolve tutto, non come colui che ci spiega il dolore, ma come colui che lo condivide con noi, anche lui misteriosamente passato in quest'ora della croce. È come colui che vince la morte e ci regala una speranza eterna. Lui ce l'ha detto nel Vangelo di domenica. I nostri morti dormono. Quante volte in questi giorni, anche se in modo così diverso da come siamo abituati a fare, a volte poco umano, poco dignitoso, abbiamo portato alla sepoltura i nostri defunti. E dove li abbiamo posti? Non in una discarica. Li abbiamo posti in un luogo sacro, che si chiama cimitero, dormitorio. Essi dormono in attesa della risurrezione, proprio come Gesù si è addormentato sulla croce. Vivremo tra poco insieme questo momento, lo rivivremo insieme nella preghiera, con la certezza di risvegliarci, risvegliarsi tra le braccia del Padre, con la certezza di risorgere. È così che vogliamo pensare tutti i crocifissi di questo mondo che in questo momento stanno soffrendo e preghiamo tanto per loro stasera. È così che vogliamo pensare i nostri morti nella luce del risorto. Buona preghiera a tutti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. A colui che morendo ci ha dato la vita, chiediamo il perdono dei nostri peccati e diciamo: Signore, pietà, Signore, pietà. Gesù crocifisso e risorto, costituito dal Padre Signore e Messia, Signore pietà, Signore pietà. Unico mediatore che intercedi per noi presso il Padre,
Signore pietà, Signore pietà. Pastore dei credenti, che guidi il tuo gregge alle sorgenti della vita, Signore pietà, Signore pietà. Tu che infondi lo spirito di consolazione, Kyrie eleison, Signore pietà, Signore pietà. Attenzione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dopo aver fatto flagellare Gesù, Pilato lo consegnò perché fosse crocifisso. Beati voi quando vi oltreggeranno e perseguiteranno e mentendo diranno di voi ogni male per causa mia. Perdona, Signore Gesù, se spesso ci nascondiamo per non comprometterci, se rifiutiamo il sacrificio, l'umiliazione, le posizioni scomode, il servizio. Perdona se non riusciamo a pregare per chi ci tratta male e pretendiamo di essere trattati diversamente da te. Ripetiamo insieme: apri il nostro cuore a Cristo. Apri il nostro cuore a Cristo. Madre partecipe del nostro dolore. Apri il nostro cuore a Cristo. Madre che ci sostieni nella prova. Apri il nostro cuore a Cristo. Maria Madre che ci conduci a salvezza. Apri il nostro cuore a Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Seconda stazione. Gesù prende su di sé la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù, portando la croce, si avviò verso il Golgota. Beati i perseguitati per causa della giustizia. Concedici, Gesù, una vita di rettitudine e di coraggio. Fa che non ci vergogniamo di riconoscerti davanti a tutti come Signore e fa che accettiamo di vivere con gioia le conseguenze e gli impegni della fede. Ripetiamo insieme: fa che niente ci turbi né ci sgomenti. Fa che niente ci turbi né ci sgomenti. Donna forte nel dolore. Fa che niente ci turbi né ci sgomenti. Donna nuova e maestra di vita. Fa che niente ci turbi né ci sgomenti. Maria, donna del sì senza riserve. Fa che niente ci turbi né ci sgomenti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Preservami, Signore, da chi trama per farmi cadere. Beati quelli che piangono. Colmaci, Signore Gesù, del tuo spirito d'amore, per poter consolare chi piange. Perdona la nostra indifferenza, la durezza di cuore, la fretta. Perdona il disimpegno, la superficialità, l'evasione. Rendici capace di comunicare la speranza. Ripetiamo insieme: guarisci il nostro cuore. Guarisci il nostro cuore. Maria,
conforto di chi è stato tradito e abbandonato. Guarisci il nostro cuore. Maria, speranza degli oppressi e degli indifesi. Guarisci il nostro cuore. Maria, fiducia dei più poveri e degli ultimi. Guarisci il nostro cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone disse a Maria: una spada ti trapasserà l'anima. Beata colei che ti fu madre. Maria, sempre presente nell'ora della prova, rendici attenti al dolore dei fratelli e guida i nostri passi verso chi soffre. Apri il nostro cuore alla comprensione, all'accoglienza, alla partecipazione. Fa che nell'ora della croce il Signore ci trovi come te al nostro posto. Ripetiamo insieme: illumina il nostro cuore. Illumina il nostro cuore. Madre della Chiesa che soffre e spera. Illumina il nostro cuore. Madre di Cristo umiliato e glorificato. Illumina il nostro cuore. Madre di Dio e dell'umanità. Illumina il nostro cuore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre lo conducevano, presero un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli posero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Dilata gli spazi del nostro cuore, Signore, perché possiamo essere una presenza d'amore presso i nostri fratelli, specie i più deboli e sofferenti, i giovani e gli emarginati. Il tuo Spirito ci aiuti a intuire le loro necessità e a sacrificare le nostre comodità, il nostro tempo, i nostri progetti alle esigenze della carità. Ripetiamo insieme: rendici misericordiosi. Rendici misericordiosi. Madre unita all'opera del Salvatore. Rendici misericordiosi. Madre associata alla passione del Figlio. Rendici misericordiosi. Madre di clemenza e di perdono. Rendici misericordiosi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesta stazione. Da Veronica sul volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Non ritrassi il mio volto dall'ignominia e dai distinti. Beati i puri di cuore,
Signore Gesù, rendi limpidi i nostri occhi, perché sappiamo scoprire il tuo volto nei fratelli e con la nostra vita onesta e pura possiamo rivelare la tua presenza in noi. Rendici forti e temperanti, prudenti e coraggiosi, perché il nostro cuore sia orientato sempre e solo verso Dio. Ripetiamo insieme, unicici alle sofferenze di Cristo. Unicici alle sofferenze di Cristo. Maria, Madre d'amore e di tenerezza. Unicici alle sofferenze di Cristo. Madre di potere e di compassione. Unicici alle sofferenze di Cristo. Madre di speranza e di conforto. Unicici alle sofferenze di Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Egli ha portato i nostri mali, ha sopportato i nostri dolori e noi lo abbiamo considerato un battuto, colpito da Dio e umiliato. Beati i miti, possederanno la terra. Sostieni, Signore Gesù, con la tua forza, perché possiamo sopportare serenamente le contraddizioni, parlare con dolcezza e affabilità all'arrogante e all'importuno. Rendici umili, miti e arrendevoli, disponibili alla collaborazione, profondamente buoni anche di fronte alla provocazione e alla prepotenza. Ripetiamo insieme, rendi buono il nostro cuore. Rendi buono il nostro cuore. Maria, fiducia di chi spera in te. Rendi buono il nostro cuore. Maria, fortezza di chi confida in te. Rendi buono il nostro cuore. Maria, salvezza di chi si rifugia in te. Rendi buono il nostro cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù, rivolto verso di loro, disse: «Non piangete per me, ma per voi stesse e per i vostri figli». Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la vivono. Concedici, Signore, di lasciarci penetrare e scuotere dalla forza del tuo Spirito, perché la nostra vita, alla luce della tua parola, sia un quotidiano cammino nel tuo amore, che ci trasforma in apostoli, profeti e testimoni del tuo regno. Ripetiamo insieme. Insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà. Insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà. Maria, donna che hai creduto nell'annuncio dell'angelo, insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà. Donna, che hai accolto il Signore, insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà. Donna che non hai dubitato di Dio, insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Toglimi, Dio, dal fango perché non vi affondi. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Signore, tieni viva la nostra fame e sete di te, perché sentiamo l'urgenza di convertirci, di riconciliarci con te e con tutti, e di aderire con tutta l'anima alle richieste del tuo Vangelo. Ripetiamo insieme: converti il nostro cuore all'amore. Converti il nostro cuore all'amore. Maria, che ci insegni a sperare. Converti il nostro cuore all'amore. Maria, che ci insegni a credere. Converti il nostro cuore all'amore. Maria, che ci insegni a perdonare. Converti il nostro cuore all'amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Decima stazione. Gesù è spogliato dalle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Divisero le sue vesti tirandole a sorte. Beati i poveri in spirito. Signore Gesù, rendici liberi, spogli delle nostre sicurezze, sgombra il nostro cuore dall'avidità di stima, di affetto, di beni, di piaceri, di sapere. Toglici l'affanno per il domani e concedici di servirti in letizia e speranza. Ripetiamo insieme: rendici poveri e piccoli. Rendici poveri e piccoli. Vergine che conosci il dolore e l'angoscia. Rendici poveri e piccoli. Vergine che conosci l'esilio e l'umiliazione. Rendici poveri e piccoli. Vergine che conosci la povertà e il sacrificio. Rendici poveri e piccoli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giunti sul luogo detto Calvario, vi crocifissero Gesù e i due malfattori. Beati gli operatori di pace. Aiutaci, Signore Gesù, ad essere operatori di pace, a perdonare offese, ingratitudini e torti ricevuti. La tua grazia ci faccia superare suscettibilità e risentimenti. Il contatto con te, parola e pane, placchi il nostro cuore e lo colmi della tua pace. Ripetiamo insieme: sostieni la nostra fedeltà. Sostieni la nostra fedeltà. Madre che hai affrontato consapevolmente il dolore. Sostieni la nostra fedeltà. Madre sempre presente nella nostra sofferenza. Sostieni la nostra fedeltà. Madre che hai atteso la risurrezione. Sostieni la nostra fedeltà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Accanto alla croce stavano alcune donne, la madre di Gesù, Maria di Cleofa, Maria di Magdala e sua sorella. Beata te che hai creduto. Maria, sostieni la nostra fede quando il Signore ci chiede di amarlo più del progetto, della cosa o della persona più cara, quando tutto crolla in noi e attorno a noi. Fa che come te
speriamo contro ogni speranza, perché sappiamo in chi abbiamo posto la nostra fiducia. Ripetiamo insieme: insegnaci a consolare. Insegnaci a consolare. Maria, aiuto e conforto dei morenti. Insegnaci a consolare. Maria, aiuto di chi è solo nel dolore. Insegnaci a consolare. Maria, aiuto di chi è disprezzato e rifiutato. Insegnaci a consolare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù, ottenne da Pilato di poter togliere il corpo di Gesù. Beati quei servi che il Signore, al suo ritorno, troverà vigilanti. Signore Gesù, che ad ogni battezzato affidi una missione profetica, rendici costantemente vigilanti per poter annunciare con la nostra vita il tuo amore e dimostrare la tua presenza nel mondo. Ripetiamo insieme: mantieni viva la nostra fede. Mantieni viva la nostra fede. Maria, vittoria della speranza sull'angoscia. Mantieni viva la nostra fede. Vittoria della comunione sulla solitudine. Mantieni viva la nostra fede. Vittoria della pace sul turbamento. Mantieni viva la nostra fede. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quattordicesima stazione. Gesù viene posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe d'Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un bianco lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo. Beato chi non si scandalizzerà di me. Signore della vita, fa che niente e nessuno ci separi da te. Nell'ora della prova il nostro cuore non dubiti del tuo amore e non venga mai meno la nostra fiducia in te. Ripetiamo insieme: aiutaci a fidarci del Signore. Aiutaci a fidarci del Signore. Vergine che hai creduto nell'impossibile, aiutaci a fidarci del Signore. Vergine che non hai temuto i progetti di Dio, aiutaci a fidarci del Signore. Vergine che hai sperato anche oltre la morte del Figlio, aiutaci a fidarci del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E recitiamo insieme la preghiera. Croce di Cristo, simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, icona del sacrificio supremo per amore e dell'egoismo estremo, strumento di morte e via di resurrezione, segno dell'obbedienza ed emblema del tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria. Ti vediamo ancora oggi issata sopra tante storie di dolore. Croce di Cristo, immagine dell'amore senza fine e via della resurrezione. Ti vediamo ancora oggi nelle persone buone e giuste che fanno il bene senza cercare gli applausi. Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone semplici che vivono gioiosamente la coerenza e i valori nella quotidianità. Croce di Cristo,
ti vediamo ancora oggi in coloro che sanno attraversare il buio della notte della fede senza perdere la fiducia in te e senza pretendere di capire il tuo silenzio misterioso. Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle famiglie che vivono con fedeltà e fecondità la fatica di ogni giorno. Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in tutti coloro che soccorrono generosamente i bisognosi e le comunità. Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei sognatori che vivono con il cuore dei bambini e che lavorano per rendere il mondo un posto migliore, più umano e più giusto. Croce di Cristo, grido di amore, suscita in noi il desiderio di Dio, del bene e della luce. Croce di Cristo, insegnaci che l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte. Ed ora ci rivolgiamo al Padre proprio come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Fratelli e sorelle, il Signore sia con voi. Dio eterno Padre, che nella croce del suo Figlio ha rivelato l'immensità del suo amore, vi doni la sua benedizione. Amen. Cristo, che morendo sulla croce è divenuto sposo e Signore dell'umanità, redenta, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Lo Spirito Santo vi faccia sperimentare la misteriosa potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. E per i meriti della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo, la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Tu in festa, perché il grano biondeggia al mare.